Oggi nelle cucine di Giallo Zafferano vi preparerò la più classica delle creme, la crema pasticcera. Incominciamo? Iniziamo a versare il latte. Aggiungiamo i semi e i bacelli di vaniglia tagliati a pezzettini. Vorrei ricordare che la vaniglia è l'aroma più potente al naturale che conosciamo. Ogni grammo aromatizza 10.000 grammi di un altro prodotto. Mettiamo la scorza di limone, solo la parte gialla. Accendiamo il fornello. Prendiamo un frostino morbido in un altro tegame. Versiamo i tuorli. Ed ora verso lo zucchero, di seguito l'amido di riso. Ho utilizzato l'amido di riso per avere una crema più morbida. Se la volete più consistente, utilizzate l'amido di mais. Le quantità sono identiche. Mescolo. Per ottenere un'ottima crema, non si lascia mai riposare zucchero e amido senza mescolarlo con i tuorli, perché avremo il tuorlo cotto, cioè diventa grumoso, deve essere cremoso ma non montato. Ora prendo un colino, tolgo il latte che è in ebollizione, lo verso in tre volte nei tuorli per avere uniformità di densità. A questo punto continuo la cottura mescolando in continuazione. Tenete senza far forza il frustino in mano. Scaldando il latte precedentemente, il tuorlo subisce meno la temperatura alta, dando al gusto aromatico freschezza. Comincia ad addensare. La crema si è addensata. Per raffreddarla velocemente, prendo un contenitore e messo nel congelatore. Devo portare la crema a 50 gradi, al di sotto del punto di cottura. Vedete? Quando la crema rimane lucida, vuol dire che avete una buona crema. E la crema è pronta. La crema si conserva in frigorifero a da 0 a 4 gradi, coperta da una pellicola. È la regina di tutte le creme. Con la crema pasticcera si possono fare i semifreddi. Con la crema pasticcera potete fare tutto ciò che vi piace nel mondo del dolce. Si possono fare come base di partenza dei bignè o del pan di Spagna. Basta far funzionare il cervello che otterrete tutto ciò che voi desiderate. Buona crema pasticcera!